Siamo con la senatrice Dem Simona Malpezzi. Allora, mentre ieri alla Camera il governo andava sotto sulla richiesta di scostamento di bilancio, al Senato voi decidevate di non partecipare al voto sul Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Perché questa scelta? Perché per una questione di metodo e di merito. Di metodo perché non si è mai visto che una maggioranza non tenesse conto di quelli che sono i numeri dell'opposizione e su una lista, se alla Camera e se al Senato, quindi di 12 membri, la maggioranza non abbia voluto concedere o meglio riconoscere all'opposizione un numero giusto di rappresentanti. Per noi il minimo sindacale sarebbe stato 4, ma sarebbe stato giusto 5, ma in realtà loro si sono fermati al 3 e per noi questo non era assolutamente accettabile. E poi c'è da dire che un elemento che noi abbiamo posto come prioritario era che fosse rispettata ovunque la parità di genere, cosa che non è stata rispettata in entrambi i rami del Parlamento, in uno sì, al Senato sì, ma alla Camera no, e per noi comunque era inaccettabile appoggiare un percorso di questa natura. Quindi abbiamo deciso di rinunciare a fare qualsiasi nome e di non partecipare al voto. Le altre opposizioni non hanno scelto una strada diversa. Sì, ma a me dispiace un po', chiaramente ognuno fa le sue scelte, però mi dispiace perché è come se uso questo termine senza voler offendere nessuno e spero che non venga inteso in questo modo, però che si fossero accontentate, ma in realtà nelle scelte della maggioranza e nelle scelte di metodo della maggioranza c'è questo desiderio di sopraffare l'opposizione, quindi io penso invece che le opposizioni dovrebbero rimanere compatte per difendere dei principi di rappresentatività che dovrebbero essere sempre sacrosanti. La pensavo così e continuo a pensarla così.